ho fatto, diciamo, questa apertura legata a questa insegnante che ha subito questa discriminazione, e parliamo del fatto che non le hanno venduto una bottiglietta d'acqua. Ora, io, come promesso, vi faccio vedere il video, o meglio, la videotestimonianza che l'insegnante o l'interprete ha girato immediatamente dopo l'accaduto, e avrei fatto anch'io la stessa identica cosa. Ve la faccio vedere e poi la commentiamo. Ciao ragazzi, questa la dovete sapere, potete anche diffonderla se volete. Io mi trovo a Fiumicino adesso, non so come farvelo vedere, ma sono veramente a Fiumicino, Fiumicino aeroporto. Volevo comprarmi un'acqua perché qui fa un po' calduccio. Vado alla cassa con quest'acqua. La ragazza mi chiede, come la prassi vuole, di darle la carta d'imbarco, e io dico pago in contanti. Va bene. La sua collega, seduta a fianco, sente questo discorso e dice: aspetta, aspetta, chiedi se... Ah, mi fa, lei va ieri van? E dico sì. Aspetta, aspetta, chiedi se la signorina c'ha il passaporto russo. Mi fa: c'ha il passaporto russo? Dico sì, glielo devo far vedere? No, no, mi dispiace, ma io non posso venderle l'acqua. Dico: scusi? Mi dispiace, non posso venderle l'acqua. Dico: e perché? Perché ha il passaporto russo. Cioè, dico: mi scusi? Per quale motivo? Dico: capisco che se questa è la regola non l'avete inventata voi, ma potete darmi almeno qualche indizio dove l'avete presa, il numero della legge o cosa? La collega, con una faccia un po' così, vada a leggere sul sito del Ministero degli Esteri, c'è scritto tutto. Dico: quindi non posso prendere l'acqua? No, non può prendere proprio niente, non possiamo venderle nulla. Dico: cioè, mi scusi, ma mi sembra una cosa un po' assurda, no? Io ho il permesso di soggiorno in Italia, io passo 10 anni che pago le tasse in Italia. Mi dispiace, c'è il passaporto russo, non le possiamo vendere né l'acqua né nessun'altra cosa che vede qui. E dico: ma perché? Dico: io ho gli stessi diritti degli italiani, perché sono qui da più di 10 anni. Per quello che avete fatto. E io qui, guardate ragazzi, cioè... è vero che l'eguaglianza è per tutti, ma c'è sempre qualcuno più uguale degli altri. Quindi io sono scioccata, dico, quindi io a Roma non posso comprarmi un'acqua perché sono russa. Ma, cioè, ditemi voi, io non so neanche come commentarlo. Episodio a dir poco spiacevole, ovviamente, ed è arrivata subito, diciamo, la lettera di scuse dell'aeroporto Roma-Fiumicino. Per questo, nella prima parte, dicevo grande aeroporto. In realtà hanno mandato subito un messaggio ad Anna, si sono scusati ovviamente con il comportamento dell'azienda, del duty free, che poi ha specificato che ha preso provvedimenti verso poi le commesse, o prenderà provvedimenti. Ma al di là di tutto ciò, questo è un livello di discriminazione che purtroppo a volte accade quando qualcuno nel tuo paese fa una mossa sbagliata, e alla fine, come vedete, tutti i cittadini ci rimettono, anche quelli che magari vivono in Italia, anche quelli che non sono nemmeno, diciamo, non sono nemmeno fan di Putin. Subito tutti quanti sono andati a controllare sui social di questa ragazza se era propaganda, perché dovete sapere che c'è anche questo pericolo. Si parla di propaganda, l'ho spiegato anche nella prima parte, quindi c'è anche la possibilità che questo risalga un po' a uno stile per cercare di diffondere odio, quindi fake news. Non è così. Lei ha tipo solo un post che ringrazia Putin, ma per una poesia per l'8 marzo che citò praticamente Putin, ma nient'altro. Ma al di là di questo, comunque, un popolo non ci può rimettere per la decisione o per le decisioni di Putin. Questo è il post che vedete in questo articolo, e lei ringrazia Putin per
l'8 marzo per la poesia che aveva messo e poi facendo una, diciamo, poi me lo riapri per favore Matteo, poi facendo due battute ovviamente, lì dice inoltre ci regalano 2 giorni non lavorativi, in Russia tutte le mie amiche, cugine, sorelle, mamma, tutte hanno ricevuto i fiori in regalo, l'Italia invece ci coccola con lo sciopero generale dei mezzi, ovviamente ci si fa una battuta e soprattutto una risata a questo post. Comunque sono arrivate le scuse ma anche tanti follower nuovi, quindi alla fine, amica mia, dai, alla fine non è andata poi così male, l'acqua la puoi comunque comprare qui in Italia.